Tutto Napoli dopo la sconfitta con Lazio un lungo, si fermano per le squadre nazionali. Il Napoli di Rudy Garcia inizia ad affrontare Genoa, e lo farà con tutte le difficoltà del caso. Considerando il ritorno della maggior parte delle 15 squadre nazionali solo oggi. 24 ore dopo la partenza per Genova 48 dalla partita. L'allenatore del Napoli spera almeno in questa fase di poter beneficiare degli impegni con le squadre nazionali che in molti casi hanno permesso a molti elementi di mettere 180 le gambe e migliorano le loro condizioni. L'obiettivo, inoltre, ovviamente ai 3 punti, è vedere la sua squadra dura più dei 50 in cui ha messo sotto Lazio prima di crollare nell'ultima mezz'ora. Il Napoli si incontrerà di fronte a recentemente promosso, ma ha fatto un mercato per una salvezza pacifica che dopo il primo knockout interno contro Fiorentina sembra aver immediatamente messo da parte gioco più proattivo aggressivo, ritirando il centro di gravità, riducendo la pressione focalizzati nelle transizioni così riuscendo a strappare 3 punti da Lazio. All'Olimpico perdendo solo scadenza con Torino. I numeri giocano a favore di Gilardino perché Genova in Serie A solo 3 volte nella sua storia ha subito 3 sconfitte nelle prime 4 gare. L'ultima su Genova Bani e Dragusin al centro. Sabelli a destra e Vasquez a sinistra, considerando il ritorno in ritardo dal Messico. L'ultima volta su Napoli a partire da Mario Rui a sinistra. Invece di Olivera tra gli ultimi a tornare dalla squadra nazionale. In linea con Juan Jesus, Ramani e Di Lorenzo. In Themidian Anguissa, Lobotka e Zielinski, mentre sono in Trident con Kvaratskhelia e Osimhen potrebbero esserci Lindstrom. Favoriti su Raspadori ed Elmas. Genova Martinè, Sabelli, Bani, Dragusin, Vasquez, Strootman, Badeli, Frendrup, Malinowski, Gudmundsson, Rettiosis.at. Gilardino giochi Vasquez Martin 5545. Frendrup Torsby 5545 Napoli Meret. Di Lorenzo, Ramani, Juan Jesus, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lindstrom, Osime, Kvaratskhelia. At. Garcia Volti Mario Rui Olivera 6040. Lindstrom Raspadori Elmas 5545 Arbitro Fabbri, dove seguirlo TV in diretta su DAZN Sky e testuale. Diretto su Tutto Napoli con grande post-match.